Oggi prepariamo l'anguilla in paella. Gli ingredienti sono 400 g di anguilla, 4 gamberoni, 200 g di cozze, 100 g di calamari, 100 g di seppie, una cipolla media, un peperone rosso, un peperone giallo, un cucchiaino di concentrato di pomodoro, prezzemolo, 200 g di riso, mezzo bicchiere di vino bianco fermo, limone e arancia per decorazione, zafferano disciolto in brodo d'anguilla, sale, pepe e olio per condire. Per prima cosa prendiamo un peperone giallo e lo tagliamo a cubetti. Facciamo lo stesso col peperone rosso. Tagliamo la nostra cipolla. La tritiamo. Ora passiamo al taglio del pesce. Quindi prendiamo i nostri calamari e li tagliamo ad anelle. Prendiamo le seppie e le tagliamo a striscioline. Successivamente prepariamo gli altri pesci che andranno dopo, quindi 4 gamberoni, le nostre cozze e tagliamo il nostro filetto di anguilla, precedentemente tolta la spina, la coda e la faccia. La tagliamo a pezzi grossi. Per preparare questa ricetta occorre una paelliera. Iniziamo con, a fuoco alto, rosolare la cipolla con olio e la nostra cipolla tritata, che mescoleremo fino a farla rosolare. Aggiungiamo i peperoni gialli e quelli rossi. Aggiungiamo il riso e lo facciamo tostare. Ora sfumiamo col nostro vino bianco. E facciamo evaporare. Aggiungiamo le seppie e i calamari. Pepiamo e saliamo. Mescoliamo il tutto e abbassiamo il fuoco. Aggiungiamo il cucchiaino di concentrato di pomodoro e il nostro zafferano disciolto nel brodo d'anguilla. Amalgamiamo tutto. Ora ricopriamo la nostra paella con il brodo d'anguilla. Ho realizzato questo brodo con abbondante acqua, sedano, carote, cipolla e tutti gli scarti dell'anguilla. Dispongo la nostra anguilla, i gamberoni e le cozze. Quando il brodo è evaporato, il nostro riso è pronto. Il mio prezzemolo tritato lo cospargo in tutta la pentola. Il ciuffo di prezzemolo lo metto in mezzo per decorazione. E dispongo le mie fette d'arancia e di limone per tutta la paella. Ho scelto questa ricetta perché a scuola abbiamo studiato la cucina internazionale e abbiamo realizzato molti piatti abbinando i nostri prodotti del territorio come l'anguilla. E io ho scelto questo piatto perché è quello che mi rappresenta di più. Ed ecco la realizzazione del mio piatto, anguilla in paella, che io abbinerei ad un Fortana del Bosco e Liceo. Buon appetito!